Madonna. Ecco qua, grazie. Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, WakuFootball6 gente. Benvenuti nella Dark Souls 1 Remastered. Madonna, finalmente, madonna ragazzi. E non c'è musica nel menu, e la cosa mi turba. È il momento della verità. Oh, sì. Sì. Madonna mia, sì. Sì, si può saltare con L3, madonna. Non sarà una run normale, ragazzi. No, no, no. Io farò cose brutte. Dono, ah, chiave mio avversario, non c'è neanche bisogno di chiederlo. Almeno è migliorato rispetto al precedente, almeno questo. Ah, Blu, cosa fai? Si intromette nei miei video. In the age of ancients, the world, and of course, Lal. Then, from the dark, they came. And found the source of lords. Nin, the witch of Isilisin, Aris Gwyn, the lord of Sus and Seas. Speravate vi facessi vedere il filmato, eh? Madonna! Ciao, Oscar! Addio, Oscar! Oh, che bello! Guarda che bello! Ma tutto lucido, lucido proprio! Beh, andiamo avanti. Per ora rimane sui 60 fps. Vediamo, vediamo. Ah, voglio innanzitutto stare in fast roll, quindi... tolgo questi? No, dai. Dai, ci sono adesso. Ah, voglia. Madonna, buongiorno, ragazzi. Ah, da quanto tempo, Madonna, amore. Io ora mi chiedo, l'avranno risolto quel bug quando ti sedevi al Cristo di Falò e poi non potevi più rialzarti? Per qualche strano motivo? Spero che almeno in questa rimasta non ci sia quel bug, perché altrimenti piango sangue. Ah, sì. Madonna. Fammi vedere un attimo il fuoco, va. Preferisco quello dell'originale. Anche perché questo sembra fuoco vero. E chissà com'è la lore del gioco. Sa che il fuoco dei Falò non è fuoco normale. Ciao demone. Addio demone. È vero, questa è la spada lunga, il moveset più bello del mondo. Oh mio Dio. Figa la nuova nebbia. Mi piace. Ciao Oscar. E papam. Il cioccolatino della Lind... Aspetta, l'aveva già detto Toyotobi questa? Fuck. Addio, Oscar. E non ho cali di FPS, sono 60 fissi. Madonna, invece di SFX mi faceva andare sempre a 50, giù di lì. Schifoso. Madonna, che bello. Che bello, che bello. Vabbè, qui adesso metto la mano, l'arma a due mani e... papam, bitch. Ah, sì. Madonna. Oh, no damage. Oh, oh, oh. Pippa. No, no, è pippa. È sempre bello questo gioco. Rimarrà per sempre uno dei giochi migliori che possono esserci. Che bello ricordarsi gli spawn, madonna, che bello, che bello. Ecco, lì c'è il cazzetto, lì si chiama. Ciao, Lordran, sono tornato. Oddio, che visuale orribile. Vabbè. Oh, è vero, adesso possiamo usare quantità. Che bello, sì, che bello. Eh sì, non te li metti più in automatico gli oggetti nell'inventario rapido. Grazie, davvero, era una palla, era una palla. Oh, qualcuno ha suonato la campana. Oh, vuol dire che qualcuno ha appunto in un altro mondo suonato la campana. Che bello, che bello. Lì c'è il forziere aperto. Ovviamente. Qui dietro c'è un'anima. Eccola qua.
Nice. Adesso però... Madonna, basta però. Come? Sì, però questa cosa che, insomma, ti si deve riavviare il gioco mentre, insomma, perdi la connessione è un po' un casino. Cioè, è fastidioso, porco cane. Da quel che mi ricordo, la Zweihänder scala 14 destrezza e 24 forza, se non sbaglio. Quindi io, in teoria, a due mani dovrei riuscire ad utilizzarla. Perché ho la metà di entrambi. Anzi, la destrezza dovrei fare appunto 14, sì. Devo correre il più velocemente possibile. Non ho ossa di ritorno. Può essere un problema perché dovevo prenderle effettivamente. Non prendo il binocolo, non mi interessa. Per ora. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Da quanto tempo che non ci si vede, eh? No, non posso usare a due mani? Come? No, davvero? Ma come? Lo scheletro è arrivato fino a qui? Oddio, che cosa non è l'aggro in questo Dark Souls 1 Remastered? Il nostro obiettivo sarà salire di livello abbastanza per poter usare la Zweihänder a inizio game. Venga, venga! Dai, dai! Venga, venga! Ah, questo suono. Molto bene, posso usarla a due mani. Oh mio Dio, sul serio. Oh beh, come ai vecchi tempi. Posso andare solamente con i guanti, ma vi rendete conto che triste? Ah, ovviamente ragazzi, il primo boss... Madonna. Il primo boss ovviamente lo salterò, nonostante sia obbligatorio. E i più vecchi sanno come si fa. È un problema? Sono incastrato. Allora, è andata malissimo. Cioè, sto facendo un casino solo per questi due. Il caos è svanito dopo la sconfitta del servitore del re tombale. Mi avevano invaso? Ok, per me non c'è problema. Mi avevano invaso. Cioè, vorrei aggiungere, avevano. Però non mi va a triggerare la viverna, sinceramente. Vorrà dire che faremo tutta quanta la strada del gioco al contrario. Faccio una cosa che è molto pericolosa da fare a inizio gioco. Molto pericolosa. Però abbiamo 77 anime, quindi possiamo permettercelo. Ok, apriamo i bauli e adesso avremo delle ossa di ritorno per noi. Allora, questa è un'area che non bisogna mai andare quando sei di livello basso. Io che di livello sono? Livello 9? Livello 11? Mai entrare in quest'area se sei di livello 11. Mai. Perché? Perché ti fanno un culo come una capanna. Almeno che non sai un attimo gestire... il sos. Ecco, tipo quello che non ho appena fatto, ad esempio, no? Con lui, ad esempio, me lo devo liberare. Vogliono esplodere queste teste o no? Bene, così. Sto bene in frettissima. Guarda, c'è il tizio là dietro, c'è il tizio là dietro. Ok, corro. È sempre bello distruggerli. Allora, non devo farmi seguire gli scheletri, non devo farmi seguire. Tu sei cattivissimo, devo eliminarti subito. Mamma mia per poco. Ok. Ci siamo salvati. Ok ragazzi, adesso qui bisogna fare un trick incredibile. A lui possiamo anche lasciarlo stare se vogliamo. Tanto comunque ce ne occuperemo molto più avanti. Lui si deve avvicinare. Così può attaccare. Non in quel modo però. Ecco, ad esempio neanche così però. Bravissimo. Ok, perfetto. Adesso devo cercare... Innanzitutto devo sperare che quelli non cadano nel punto sbagliato. Nice. Adesso devo correre che arrivano le testoline. Mamma mia, sono incastrato per un attimo. Allora, per entrare da Neat devo essere un non morto però. Vabbè, tanto non è quello il mio obiettivo. No, lui non doveva venire qui, non doveva succedere. Non sarebbe dovuto... Non venire di qua, vattene. Vattene, Papyrus, vattene. Devo buttarmi esattamente qui, perfetto. Non ci sono nemici qua sopra, nice. A parte quel poveraccio lì. Ok, Leroy. Per carità di Dio, non mandare tutto quanto a quel paese. Leroy, da quanto tempo che non ci vediamo, eh? Aspetta, dai, facciamo un inchino, va là. Leroy, sono da questa parte comunque, non dall'altra. Ho capito, devo farlo io. Presto. Santo cielo. Dai Leroy, occupatene te. Leroy, non devi farti uccidere per nessun motivo al mondo. Diventerebbe un problema.
Oh cazzo, Leroy se li sta tirando tutti, non va bene. No, Leroy. Oh no, Leroy. Dove è andato? È un pazzo. È stato un incidente! Non doveva succedere questa cosa! Ho premuto per sbaglio RT! Leroy, vieni qua! Per carità di Dio! Curati! Ma ti curi! Niente, lui non gliene frega! Non si cura! Vabbè, vabbè. Ho capito, ho capito. Allora, Leroy può uccidere questo boss con 3 colpi. Il problema è che, appunto, è un NPC. Leroy, quindi... insomma... No, ho saltato il filmato. Dai Leroy, dai. Ah, sto già facendo spawnare le sue copie, non va bene. Ma sei un pezzo di merda, adesso ti sei curato. Tanto mi basta tirargli i pugni. E dai Leroy. Oh cazzo. Mi è venuto uno spavento di quelli incredibili. Ah, se mi uccide girandola, potete chiamarmi Nabbo dei Nabbi, sappiatelo. Perché è davvero un boss inutile. Dai, Leroy. Oh mio Dio, cosa sta facendo? Vai a 2 mani, Leroy, per carità. Leroy, usi la... No, veramente, io... Cioè, tu sei uno stronzo. Leroy, tu sei uno stronzo. Che maschera hai mandato? Maschera del padre. Ben accetta. Mi aumenta il peso che posso trasportare. Vabbè, fatto sta che il nostro obiettivo è stato raggiunto. Abbiamo 15.000 anime gratuite più altre. Perciò, via. E siamo arrivati a 20 Estus, ragazzi. E adesso andiamo in un'altra area che all'inizio gioco non si dovrebbe andare. Cosa? Non vi sto facendo vedere. Forse è una cosa che hanno già fatto in tanti. Molto probabile, sì. Ecco qua. Boom. Cioè, ragazzi, noi in teoria possiamo già andare a fare quell'hack, che è un boss proprio molto avanti, molto avanti. Cioè, ci basta andare dentro quella caverna. E siamo già nella città infame. Infame di nome e di fatto. Adesso questa me la rischio. Ecco qua, non dovevo farlo. Me la sono rischiata, non avrei dovuto. Grazie. No, Dio mio. Che palle. Sto andando a prendermi uno scudo molto particolare. Molto, molto particolare. Importante. Basta, gioco offline a sto punto. Qui c'è il cavaliere nero con l'alabarda. Se me la droppi, guarda, mi fai anche felice. Oh, cacchio. Iniziamo malissimo. Scusi, cavaliere. Madonna! Non devo permettermi di morire. Oddio, eh. Sì, però il fatto che sto continuando... Oh, grazie. Allora veramente li puoi proprio... No! Vabbè. No, peccato! Non mi ha droppato la alabarda. Peccato. Vabbè, questo scudo ci serve. Perché? Per il semplice fatto che aumenta la velocità di rigenerazione della stamina. Ah, siamo arrivati in un'area che puoi arrivare solamente... Oddio. In un'area che puoi arrivare solamente battendo il primo boss obbligatorio. Ops, ma questo per caso non è un buco del gioco? A voglia se lo è. E non l'hanno mai corretto. Non si può ormai. Ma ciao. Ma ciao. Da quanto tempo? Dark Souls! Or dead. 800 anime, fai schifo! Perfetto, perfetto. Me la sono gestita bene, piano piano.
Ma no, dai, che triste. Ha perso queste? Ops, è morto. Aspetta, questo fa sempre attacchi in corsa, me lo ricordo. Lo so fare anche io. Ciao, Lothric. Addio, Lothric. Ma dai, che culo che c'hai, Lothric. Puttanella. Ma sei uno stronzo. Cioè, che cazzo, sei stato velocissimo. No, dai. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Non so perché me l'aspettavo, oh mio Dio. Oh, mi sa che sei morto, ma giusto un po'. Ah sì, sono anche 5 moneta gratis. Questo invece non me lo ricordavo. Ma cos'è quest'aggro? Ma perché? Perché mi stanno aggrando così tanto? Madonna! Ma, ma perché? Cos'è? Questa remastered è veramente strana. Hanno un aggro assurdo i nemici. Cos'è? Ma scusa, il limite di aggro non esiste? Non esiste più, davvero? Cioè, perché sembra che non ce l'abbiano. Guardali! Sembra che siano senza limite di aggro sti pezzenti. Eccala. Cioè, sembra che non ce l'abbiano un limite di aggro. Madonna. Sì, però vorrei anche, insomma, uscire fuori da questa trappola. Ecco. Non ha droppato. Peccato. Ah, beh, ci siamo liberati di un pezzo, dai. Madonna, doppia freccia. Ed eccoci qua. Tornati nell'area del primo boss. Oh mio Dio. Ma sono un mago. Oh mio Dio, posso già andare al terzo boss. Soler? Ah. Nel primo Dark Souls non potevi apparire. Cioè, nel 12 non potevi apparire se non facevo il primo boss. Questa è nuova per me. Ah, hello. Non mi sembri vuoto. Beh, vuoto no, però... prego. Sono più che sicuro che ero a debita distanza. Cosa? Ma... No, io... No, no, ragazzi, c'è veramente qualcosa che non va nell'aggro in questo gioco. Cioè, l'aggro dei nemici è troppo esagerato. Come ha fatto a vedermi quello là, soprattutto? No, veramente, ragazzi, l'aggro dei nemici in questa Dark Souls Remastered è esagerato. Sembra quasi che ci abbia installata l'aggressive mod. E non è così. Sei pure ucciso. Spadone ammazza draghi. Ma grazie. L'aggro è un qualcosa di assurdo. Guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda! No, quest'aggro è veramente qualcosa che non va. From Software, che cosa hai fatto? Porco cane, sembra che c'abbia l'aggressive mod. Ma sul serio, sembra che c'abbia la mod. Cioè, From Software, che cosa hai fatto? Madonna. Ma stiamo scherziamo? Volete che combatta almeno un boss, eh? Oh beh, dai. Io e il buon Soler siamo qui per servirvi. Praise the sun, my friend. Praise the sun. Let's go. Bello lo scudo però con questa nuova grafica. Mi intriga parecchio, a dire il vero.
Ok, Sodio, si era vista per un attimo la barra della vita. Allora, Soler, è da tanto tempo che non ci vediamo. Forse un paio di mesi. Però, distruggiamoli lo stesso. No, la coda non l'ha tagliata. Dai, tagliagli la coda. Tagliala, madonna, ragazzi. Soler, che cazzo? Ma dai, che lo col... Aspetta, qui sta succedendo un casino. Soler, ti levi dalle palle. Fai qualcosa, Soler, cazzo. Oh my god. E non mi ha dato la coda del gargoyle, non ha tagliato, non è possibile. Oh my god. Dai, Soler, finiscilo. Finiscilo, il colpo finale. Grande, Soler, madonna. Proprio point down, bitch. Addio, Soler. Tra parentesi, questo doveva essere il secondo boss sempre obbligatorio. Voglio ricordarvi che il primo obbligatorio l'abbiamo saltato. Lo batteremo endgame, perché fa figo. Quindi, direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un commento mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Lal. Te devi scomparire da questo pianeta. Sì, prova, prova. Provaci, no, continua, continua, contempla, madonna.